sono immagini raggelanti che un commentatore sportivo non vorrebbe mai commentare. Quella notte tremenda, io non ho che abbia dei ricordi legati al momento professionale. Sono stati momenti che hanno lasciato una profonda ferita dentro la mia coscienza di uomo, perché al di sopra di quelle che sono state le difficoltà del lavoro, è stato immediatamente per me qualcosa di inconcepibile, di inaccettabile che per una partita di pallone ci fossero così tanti morti. Ripartire dalla memoria dei tragici fatti dell'Eisel per far nascere un impegno nuovo e sano nella promozione di una cultura sportiva migliore. È il punto fermo al centro del convegno organizzato dal Panathlon Club Arezzo in collaborazione con l'associazione fra i familiari delle vittime dell'Eisel e con il CONI Toscano, evento ospitato nell'auditorium della Camera di Commercio di Arezzo. Principali destinatari di questo messaggio che volge lo sguardo al futuro senza dimenticare le 39 vittime di Bruxelles sono i giovani, nelle mani dei quali viene affidata la società di domani. Presenti all'incontro gli studenti di alcuni istituti scolastici della città che hanno potuto ascoltare le parole di relatori illustri, tra i quali il vicepresidente vicario del Parlamento europeo Antonio Tajani e il presidente del CONI Giovanni Malagò. Tra le tematiche affrontate all'interno della tavola rotonda, anche la proposta di introdurre nel percorso formativo scolastico un pacchetto di ore mirate all'educazione civica sportiva. Un progetto culturale permanente che faccia della non violenza e del fair play i suoi punti cardine, rafforzando la collaborazione tra il mondo della scuola e l'associazionismo sportivo.